Largo, largo, vai, vai! Concentrati! Deve fermarsi? Vai, vai, vai! Stai sprecando troppo! Forza! E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in una nuovissima 100 palloni football challenge. Signori, siamo ritornati con la serie che più vi piace, con un nuovo ospite d'eccezione. Non voglio partire subito a spiegarvi, a dirvi chi è, perché come sempre ci penserà la nostra Beatrice Bigoni. Mi raccomando ragazzi, prima che diamo inizio alla presentazione dell'ospite, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un commento e dirmi soprattutto chi volete come prossimo ospite di questa 100 palloni football challenge. E vi ricordo inoltre come sempre che se raggiungiamo 500.000 iscritti farò uscire la mia di 100 palloni football challenge. Ragazzi, ci vogliamo arrivare, quindi spaccate questo video. E adesso signori, mi vedete vestito così perché veniamo direttamente dal pallone d'oro. Signori, direttamente dal pallone d'oro abbiamo avuto l'onore di presentare e fare i sorteggi, come avete potuto vedere. Infatti sono vestito così da circa una settimana. Puzzo non poco, però poco ci interessa, perché quest'oggi abbiamo un ospite che ha appena partecipato al pallone d'oro. Sicuramente avrete già indovinato. Vi ricordo perché l'abbiamo iniziato a dire da qualche episodio in avanti, in realtà forse questo video uscirà prima dei due episodi che abbiamo già registrato. Spoiler, non vi faccio nomi. Ragazzi, cioè, questa challenge è una challenge dove si vincono dei soldi. Cioè, non è che qua non si vince niente, oh, si vincono 2500 euro. Quindi chi fa il record qua si porta a casa 2500 euro, e li do, che verranno consegnati ovviamente nella finalissima che ci sarà quando chiuderemo la primissima parte di questa prima fase di questa 100 palloni football challenge. Detto questo ragazzi, possiamo andare, let's go. Oggi abbiamo un personaggio che sta facendo grandi numeri sul mondo del web. È un creator, viene da Lecce e si è fatto conoscere perché dice di aver creato la mossa più bella del web, l'esultanza più figa. Chissà se ci befanizzerà. Dungic! No. Beh, sei carico. Sì. Sì, sei carichi, sei stanco, hai avuto impegni in questi giorni, ho visto. Sì. Ok, lui è uno di poche parole. Sì, dopo mi serve il bagno. Ti serve il bagno? Sì, mi serve il bagno. Ok, dopo. Allora faremo una pausa. Per il momento ci siamo carichi e andiamo a befanizzare tutti, dai, let's go. Ma dopo ci farai vedere un attimo la tua esultanza. Eh sì, magari, non lo so. Magari non adesso, video. Un po' dopo. A metà video, ok, perfetto. Quanto pensi di fare oggi? Abbiamo 100 palloni. Oggi è il record nazionale proprio. Nazionale. Dei vigili del fuoco. Ok, quindi 112 o 113? 114. Okay. Ok, ci siamo carichi. Ci siamo. Ok, ma prima di farti scappare, ok, perché so che sei già carico, sì, per fare questa challenge, come è andato il pallone d'oro? È iniziato ad andare bene, se non fosse che mi è iniziato a mancare un po' di fiato, quindi ho preso una rimonta. Però forza Lecce, quindi nel senso siamo qui per fare la storia, per rifarci al pallone d'oro. Vediamo se in futuro abbiamo una nuova possibilità, però ci accontentiamo, abbiamo dato il massimo, vediamo di recuperare un po' il fiato, però ci siamo. Dai, oggi giornata di allenamento. Oggi giornata di allenamento, sì. Va bene, ok. Quindi noi facciamo entrare il nostro giurato, Andrea Cantinotti. Ciao a tutti ragazzi, ciao, molto piacere, ciao, ben ritrovata come sempre. Allora, regolamento veloce e molto semplice. Hai un minuto di tempo per calciare i primi 30 palloni, il trentesimo compreso è quello della pallavolo qua. Poi dal trentesimo in poi non hai più il tempo. Ma fino al cinquantesimo la palla non potrà rimbalzare per terra. Quindi il gol è valido solo se la palla supera direttamente la linea. Dal cinquantesimo in poi puoi calciare anche raso terra, basta che entri in porta. Ok, perfetto. I palloni non possono essere toccati in alcun modo, né quelli che hai calciato, né quelli che devi calciare. Se tocchi anche per sbaglio uno di quelli da calciare, viene annullato. Se c'è qualche pallone da spostare, mi chiami, te lo sposto io. Ok. Quindi non devo toccarlo, spostate voi, io. Ok, vai, ci siamo. Ottimo, allora noi nel mentre abbiamo terminato questa parte, vi presentiamo la cabina di regia. Signori, quest'oggi cabina di regia che viene da molto molto lontano, perché viene direttamente da Lecce. Abbiamo qua al mio fianco il bro di Dungic. Cosa ne pensi, tuo fratello? È un po' scarico dalla giornata passata ieri nel pallone d'oro, però carico mentalmente, speriamo che possa fare un buon risultato. Anch'io, ragazzi, ci credo anch'io. E ci crede anche lui, che è il migliore amico di Dungic. Giusto o sbagliato? Giusto, vero? Sei il suo migliore amico. Da quant'è che lo conosci? Da quando avevo 3 anni. Ma è sempre stato così? È peggiorato. È peggiorato. È peggiorato.
Poi alla nostra destra abbiamo la sua ragazza. Ah no, scherzo. No ragazzi, lei l'abbiamo raccolta tipo nella raccolta fondi. Lady, come vedi Dungic? Grazie mille. E poi abbiamo Gnabry. Dungic fa più di 60, lei mi dà un bacio. Allora qua la roba è caldissima ragazzi, la cabina di regia è caldissima. Signori, direi che possiamo dare inizio ufficialmente a questa 100 Poloni Football Challenge. Let's go, andiamo dai. Bene signori, allora siamo carichi, siamo caldi ed è tutto pronto per la 100 Poloni di Dungic. E allora puoi dare inizio tra 3, 2, 1, via. Bravo, è partito bene. Occhio ai palloni dietro, Buono, bravo. Buono, dai, forza, 30 secondi, quindi con calma, 30 secondi, con calma. Se hai bisogno che te lo spostiamo, puoi dirlo al nostro giudice. Bravo, sì. Hai il trentesimo, non toccare, bravissimo. Fuori! Stop. Intanto ti fanno i complimenti. Io adesso mi tolgo un attimino diciamo il kit, perché allora avevamo detto, per qualsiasi tipo di problema diccelo e possiamo spostare i palloni. Io adesso purtroppo ti ho visto toccare due palloni e mi dispiace veramente tanto, perché il mio cuore ha fatto tipo. Però sarà il giudice a decidere se convalidare oppure no uno, due o quanti. Quindi deciderà poi lui. Però ti dico, no, non sei andato male. Sincero, non sei andato male. Tu cosa ne pensi? Io prima? Penso che i primi 30 sono più facili, perché sono più vicino alla porta. E sì, anche se avevo un tempo a disposizione, però essendo molto più vicini erano molto più facili. Ora vado con più calma. Però fino a qui normale, ci siamo. Bene, dai, farei entrare Andre. Allora, sì, il problema è stato che anche alla fine, se non ti spostavo velocemente il pallone io, tu l'andavi a toccare. Quello lì veniva annullato e quello lì hai fatto gol. Mentre altri, tipo il pallone blu, l'hai toccato, ma l'hai sbagliato comunque, vabbè, ame. Però l'avevi calciato sapendo che tanto oramai già l'avevi perso. Quindi il mio consiglio è, per i prossimi, se hai problemi, fateli spostare, perché sennò li vai a perdere e sono tutti palloni preziosi. Certo. Perché con ogni singolo pallone si può fare il record, ricordatevelo. Sì, assolutamente. Comunque, detto ciò, non sei andato male in realtà, sei stato più o meno nella media, forse di uno sotto, se non erro, e hai fatto 24. E non è male, attenzione. Oh, ragazzi, 24 su 30, ti posso dire, è una buonissima media. Adesso hai altri 70 palloni a disposizione, devi stare concentrato. Ti ricordo che non hai il limite di tempo, okay, fino al 50esimo, che la palla da football, la palla non può rimbalzare in porta. E ricordati di non toccarle. Ci sei? Sì. Ci sei? Sì. Allora, andiamo. Buono. Fuori. Questo è buono invece. Quest'altro è buono. Continua così. Questo è buono. Ah, attenzione, questo troppo. Concentrati. Fuori, troppo forte. Dosa bene la potenza. Questo è buono. Forza. Dai. Tienilo. Molto bene. Attenzione. Troppa potenza ci hai messo. Lo so, ci sono quei palloni speciali che sono velenosi. Dai, Danji. Stai sprecando troppo. Forza. Sì. Attenzione, non lo so. Vai più su, vai. Non lo so. Questo anche, attenzione. Questo è buono invece. Alla. Altri 5 per arrivare al 50esimo. Questo non è buono. Dai. Dosa bene. Forza. Questo non è buono. Questo è debole. Hai l'ultimo pallone. È una bomba. Il cinquantesimo! E non è buono! Allora, dobbiamo un attimino resettarci, eh? Sì. Perché per il momento forse sei quello che sta andando un pochino sotto la media, quindi dobbiamo un attimino resettarci, eh? Sembra facile da fuori, sì, sembra una cavolata, ma invece non lo è, perché devi dosare bene ogni singolo tiro. Va bene così? Fino a qui, la palla appunto non poteva rimbalzare, ora da qua in avanti la palla può rimbalzare, quindi cambia tutto. Farei entrare Bea per farti dare un consiglio prezioso. Bea, aiutalo. Allora, io ti consiglio di respirare, cioè prima di
devi calciare, respira, fai un bel respiro, 3 secondi, ispiri e poi calci. Non andare nel panico perché hai tutte le possibilità, le carte in regola per giocartela. Ok, ci siamo. Capito. Ci bene. Siamo. Andrea, prego. Anche io ho un consiglio che può sembrare banale per come lo dirò, ma lo spiegherò. Devi fare gol ora. Chiaramente devi fare gol per fare punto, ma non è quello che intendo io. Quello che intendo io è non cercare gol bello, non cercare di alzarla, non cercare tiri euro gol, ok? La palla deve entrare, è gol, punto, ok? Cerca questo, questo sì. È il mio consiglio. Per ora su 50 sei a 30, molto sotto la media per ora, ok? Però tutto si può ancora ribaltare. Vai. Ok? Dai, non mollare, non mollare. Dai, Danji. Vai! Forza, Danji. Prego. Buono! La forza! Buono! Buono! Buono anche questo! Questo è gol! Buono! Bravo! Continua così! Attenzione! Mamma mia che pelo che gli hai fatto la palla blu! Va bene! Va bene! Mamma mia! Che rischio! Sì! Anche questo è buono, bravissimo, continua così. Continua così. Potrebbe fermarsi? E gol! Mamma mia! Entra! Con un po' di fortuna, direi. E anche questo è gol. Vai, vai, Dani, dai. Mantieni questo ritmo. Mantieni questo ritmo, bravissimo. Mantienilo. Fuori, non va bene. Questo è... gol! Bravo! Mattiello! Dai, che stai facendo bene! Attenzione! Troppo! Fuori! Sì! Dai! Questo potrebbe essere buono! Ed è gol! Bravo! Sì! Questo è fuori! Dani, mira a destra! Al centro! Dai! Ultimi tre palloni! Dai! Buono! Sì! Anche questo! Bello questo! Gran gol! Ultimi due palloni! Questo sta girando un po' troppo! Fuori! All'ultima uscita, ragazzi! È girato troppo! L'ultimo pallone! Attenzione! E anche questo gira troppo! Va bene! Secondo me hai recuperato perché hai fatto veramente tanto bene, soprattutto nella prima fase. Hai sprecato qualche pallone, ma è sempre comunque sia nella media di questa fase qua. Forse potevi fare prima leggermente qualcosa meglio. O no? Cosa ne pensi? Giusto. Ti devo dire, sei migliorato un sacco. Poi mi piace tantissimo il fatto che gli ospiti in cabina di regia ti supportino molto. Quindi sì, questo sì. Già hai cheerleader dietro. Devo solo dire leggermente un po' più a destra perché girando la palla, se la tiro troppo al centro, esce sempre da questo lato qua. Ma ti stai divertendo? Sì, è bella, ti piace. Piace. Allora, ti voglio fare proprio i complimenti perché in questa parte qua della sfida sei stato uno dei migliori per media. Sei stato uno dei migliori, quindi questo fa pensare a quanto potenziale magari hai un po' sprecato prima. Hai fatto 15 su 20 e sei un totale di 45. Buono. Quindi sì, per me hai ancora tutte le possibilità e le carte per fare il record. Ci siamo. Ci sei? Let's go. Dai, sei carico? Ci sono, forza. Raccomando, eh! Attenzione, freca! Dani, punta il palo a destra! Dan, la porta! Bene, questo è gol! Dai, che puoi fare bene! Questo è gol, bravo! Bene, questo è gol! Dai, spingi di più! Spingi di più, fuori anche questa. Dai. Spingi. Allarga, Dani. Bravo, Dani. Spingi. Questo è gol, buono. Dai. Attenzione, sta girando ed è fuori. Le ultime due. Hai l'ultima, questa era l'ultima. Ed è gol, buono. Ora siamo 80, ne mancano 20. D'ora in poi ti dico il risultato a cui sei ora e poi basta, vai spedito fino in fondo convinto delle tue capacità. Sei a 50. Ok, 50. Ne mancano 20. Vai. Dai, canale disgrazia, dai! Vai Dajic, forza! Sei a 50! Allarga ancora di più, Dani! Sei a 50! Meglio. Sì, tutto a destra. Bravo! Dai, che te ne mancano pochi! È uscita, non ci credo! È uscita! Clamoroso! Dai, che te ne mancano pochi!
Calcio con più forza, più forte, più forte. Dai, 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 ancora, ancora di più, ancora di più. Bravo. Questo è... buono, gol. Largo, largo, vai, vai. Sì. 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 Gira troppo, fuori. Calcia più forte, più forte, più forte. Tiela basso, tiela basso, tiela bassa, tiela bassa. E anche questo gira troppo. Tiela bassa. Bravissimo. Tiela bassa. Così. Questo è buono. Tiela bassa. Questo è buono. Tiela bassa. Questo sta girando troppo. Dai. Dai che è gli ultimi. Dai che sei entrato nella fila degli ultimi 10. Questo è buono. Giusto. Dai. Ultimi 10 palloni. E poi hai finito. Ultimi 10 palloni. Non gira, non gira, non gira. Fuori. Attenzione, anche questo è fuori. Dai, 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 dai. Spingi, spingi, spingi. Buono. Gol. Dai, dai, spingila di più, spingila di più. Dai, L, spingi. Spingila di più. E ancora, questo è buono. Questo è buono. Questo è buono. Dai, stiamo alzando la media. Forza, aiuti i palloni. Aiuti i palloni. Non sprecare, stai sprecando, stai sprecando. Di piatta bene, stai sprecando. La mossa della Befana, la mossa della Befana. Questo dovrebbe essere buono. Attenzione, gira troppo. Ultimi tre palloni e poi abbiamo finito. Ultimi tre palloni e poi abbiamo finito. Non è vero, non è vero, non è vero. Ultimi due. Sta girando troppo, sta girando troppo, sta girando troppo. Il culo, ultimo pallone. Forza, io. Con calma. Tira forte, spacca. Respira. L'ultimo pallone, respira, dai. L'ultimo pallone. L'ultimo pallone della 100 palloni Football Challenge di Dajic è fuori. Mamma mia. È fuori, è fuori, è fuori, signori, è fuori. Allora, caro Dan, purtroppo sei stato bello, bello, secondo me anche sfortunato, perché non è calciato malissimo, però secondo me potevi fare meglio. Sì, un pelino molto sì. Di più. Ma non ha mollato neanche un secondo. Vedi, fatelo dire dalla tua nuova ragazza. Non hai mollato neanche un secondo. Ragazzi, cosa avete da dire? Allora, è andato molto bene all'inizio. Noi abbiamo calcolato più o meno sui 55 più o meno. Sempre si può sempre fare di più, sì. Quello sicuramente, però la challenge è chiaramente infame, come abbiamo detto prima, perché sì. Quanto più ti allontani, più forte devi tirare, più preciso devi essere. Sì. E ci sta. Il gioco va benissimo. Allora, facciamo entrare giudice, per favore. Allora, prima di dire quanto hai fatto, io vorrei dire una cosa: nessuno ha azzeccato il pronostico. Io sono quello che ha sbagliato il più possibile. Il risultato esatto per questa sfida è un pari merito con un altro partecipante. Non è vero. E quel pari merito è Gilbert Nannen. Grande Gilbert. Non è vero, grande Gilbert. Sei riuscito ad andare nella media di Gilbert. Hai guagliato il record. Wow, in negativo. Buono. Vabbè, comunque era tutto un pretesto per far sì che Lady non dovesse baciare Gnabry. L'hai fatto per lei. Infatti. Sì, vabbè, ci sta. Potevo fare meglio, qualcuno in più lo potevo fare, ho avuto un po' di sfortuna, però ci sta, va bene così. Peccato. Signori, prima di lui, nella realtà, in ordine cronologico, abbiamo registrato 200 palloni Football Challenge molto fresche di altri partecipanti presenti al pallone d'oro di TikTok. Quindi state pronti nel prossimo episodio che uscirà un altro partecipante del pallone d'oro. Non facciamo spoiler. Io ringrazio Dajic, comunque sempre lo stesso, ti richiamerò. Non avrai vinto sicuramente i 2500 euro che ti aspettavano, ma poco importa, quello che importante che comunque sia venuto fin da Lecce, quindi un applauso. Ciao. Ragazzi, perché mi ha scritto mesi fa, mi ha detto: oh, io voglio venire a partecipare perché voglio fare bene, e ha fatto male. In realtà lui ha detto che voleva fare il record, alla fine l'ha fatto, comunque sotto un altro punto di vista. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Dai, ci potrebbe essere un premio, che scoprirete sui suoi canali social, se lo andate a seguire tutti quanti, supportatelo. Dajic, a questo punto chi vorresti vedere? Befana, dai. A questo punto chiudiamo in bellezza. La chiudiamo così, la faccio e chiudiamo. Vai. E ci vediamo in un altro prossimo 100 palloni Football Challenge. Let's go!